grande superficie del territorio nel parco, dando luogo all'ecosistema più rappresentato. Non mancano di ospitare specie interessanti e costituiscono un insieme articolato. Si tratta degli ambienti dei boschi e delle foreste. A seconda delle specie di cui si compongono, riconosciamo boschi di diversa tipologia. Tra i più caratteristici, le aree a pino silvestre e betulla. Sono le essenze che per prime vanno a coprire i terreni a brughiera. Successivamente lasceranno il posto a quercia e carpino. Non lontano dalla cascina mortina, possiamo seguire questa evoluzione, spostandoci dallo stadio iniziale del bosco per giungere alla situazione di foresta matura. Il castagneto era un tempo importante risorsa. Era governato a cielo, periodicamente si tagliavano alcune piante. Dalle ceppaie spuntavano nuovi tronchi, pronti dopo alcuni anni per il successivo turno di taglio. Alberi morti a terra e in piedi. Non storcete il naso. Oggi sappiamo che sono risorse fondamentali. Danno rifugio e nutrimento a tanti organismi e rimettono in gioco sostanze utili alle foreste per rigenerarsi. Chi abita i boschi? Tra i mammiferi la volpe e non poche specie di pipistrelli. Tra gli uccelli dominano i picchi. Facile trovare a terra le venature azzurre delle penne della ghiandaia e sulla notte rende all'allocco. Il suolo è lo strato dei funghi e della flora anemorale. Importate nel passato dall'America, robinia e quercia rossa occupano ormai vaste superfici. I boschi che formano sono purtroppo poveri di biodiversità. Non sono gli unici elementi esotici e invasivi. In alcuni settori troviamo bambù, lauro ceraso e altre essenze introdotte per mano dell'uomo. Serve anche per ridurre le specie esotiche e invasive e recuperare un buon equilibrio ecologico nelle foreste tutelate. Se si chiama Parco della Brughiera, vorrà dire che l'ambiente principale è appunto la brughiera. Esaminiamo da vicino il territorio. Il termine viene da brugo, un tipo di erica che costituisce la pianta più rappresentativa di questo ecosistema. Delicata nell'aspetto, ma nello stesso tempo forte, è in grado di conquistare terreni bruni. È una pianta colonizzatrice, tra le prime a crescere su zone ancora libere dalla vegetazione e su terreni ancora poveri di nutrienti. Come vogliono le regole della natura, il brugo non agisce da solo. Spesso cresce assieme a una graminacea, la molinia,
a comporre un'affascinante associazione conosciuta appunto come ambiente di preghiera. La natura non si limita a raggruppare le specie secondo leggi definite in milioni di anni. I tempi biologici, in alcuni casi più lenti, si fanno a volte rapidi. In qualche decennio, una brughiera può sparire, lasciando spazio al bosco. I primi alberi ad arrivare sono le betulle, il pino silvestre. Del resto, la brughiera è nata per involontaria mano dell'uomo, che si è aperto nel passato superfici in mezzo alle foreste per coltivi e pascoli. Alcuni di questi spazi si sono così trasformati, offrendo risorse per molte specie animali. Non poche farfalle amano questi luoghi aperti. Diversi uccelli e mammiferi li utilizzano come territori di caccia. Le condizioni soleggiate diventano gradite per i serpenti e per altri rettili innocui, come il ramarro e la lucertola. Purtroppo, si tratta di specie sempre meno frequenti, vista la precarietà di questi ambienti. E nel parco allora? Sopravvivono pochi lembi di brughiera. L'area più vasta e significativa è a Brenna. Qualche piccolo appezzamento è distribuito tra Mera, Mariano Comense e Caviate. Al parco, il compito di tutelare queste risorse naturali. Ai visitatori, l'invito ad apprezzare e rispettare questi elementi. Le eleganti fioriture del bruco, gli alti fusti della felce aquilina, la felce che ama i luoghi aperti, il vibrare delle foglie del pioppo tremulo, piccole gioie per intenditori. Parco sovracomunale della brughiera Briantea. Si incontrano girando per sentieri o ai bordi delle strade. Intorno nessuna recinzione, nessun cancello. È l'indicazione dei confini dell'area protetta nata nel 1984 grazie a una disposizione regionale. Obiettivo: proteggere un territorio ricco di aspetti naturalistici e prezioso quale risorsa ambientale, esteso su 10 comuni della Brianza Monzese e Comasca. Porzioni di verde collocate tra aree industriali, centri urbani e strade, in una delle aree più antropizzate d'Europa. Nel parco predomina il bosco. Buona parte delle attività dell'ente riguarda la gestione forestale. L'associazione vegetale più pregiata è quella tra quercia e carpino, i capisaldi della foresta padana originaria. In questi ambienti possiamo trovare elementi di grande valore, come le acque sorgive della fontana del Quercio, note già dall'antichità, e la brughiera, ambiente delicato e sempre più raro, copre alcune piccole superfici. La più importante è a Brenna. È il regno di un'elica, il bruco. Da qui si accede poi a scenari di montagna.
sede di importanti attività estrattive. Alcune vecchie cavi di argilla, dismesse con la nascita del parco, sono oggi specchi d'acqua ben naturalizzati. Lago Azzurro e Zocca dei Pirutint. Al posto dei vagoncini che trasportavano l'argilla, troviamo escursionisti a piedi o in bici. I prati forniscono foraggio per gli allevamenti bovini. Le aree agricole rappresentano una delle porzioni più rilevanti del parco. L'agricoltura, quando torna a basarsi sui cicli naturali, dà vita e conserva ecosistemi di grande significato. Tutelare la biodiversità, favorire le relazioni uomo-ambiente, promuovere la conoscenza del territorio. Compiti e sforzi per chi lavora per il parco o per chi, le guardie ecologiche in primo piano, opera come volontario. E per i frequentatori, il rispetto e la piena fruizione degli ambienti.